Oggi è il 16 gennaio 2015 e sono tornato qui insieme a Paolo. Allora, caro Paolo, io te devo dire una cosa. Una settimana fa io sono andato al comune di Frascati, ma non ho trovato il sindaco, che mi dicono che è sempre presente. Sono andato il giorno prima, giovedì e venerdì, non l'ho trovato. Ho lasciato alla segreteria del sindaco nome, cognome e numero di telefono, perché il sindaco, già precedentemente da me informato sulla mia volontà di verificare dove erano finiti i soldi dei cittadini, mi disse: ah, ma lì ci sono stato 3 volte, è molto bello. Dico: va bene, vorrei vedere anche io questa bellezza, no? Questa priorità per Frascati. Però è passata una settimana e il sindaco non solo non ha deciso quando era possibile questo accesso, ma proprio non si è fatto sentire. Ora mi sembra che in campagna elettorale avesse detto la cittadinanza, tutte queste cose. Vabbè, ma lo sai quanto costa sta cosa? Io lo sto chiedendo, ma nessuno mi ha mai risposto. Allora, tempo fa noi facemmo una ripresa qui sotto, no? C'era un cartello che poi è sparito, la trasparenza, no? Sparito tutto. Diceva 2 milioni rotti. Ma io ho delle carte dalle quali risulta che qui sono stati spesi, o comunque saranno spesi, 12 miliardi di lire, 6 milioni di lire di euro dei contribuenti. Ma secondo te questa era una priorità, proprio era il problema dei Frascati? Beh, questa è certamente una priorità, perché io sto constatando una cosa, che vedo che i soldi dei cittadini vengono spesi, diciamo così, in modo personalistico. Vediamo una cosa, facciamo un itinerario delle cose. Il centro direzionale di Cocciano, il terreno relativo dove poggia quella cubatura, il valore di quando hanno fatto deve stare attorno dai 16 ai 18 milioni di euro. Pobacco, più di Anagnina 1, il doppio. No, il valore del terreno in relazione alla cubatura. Anzi, volevano fare un grattacielo. E Anagnina 1 si sono presi nemmeno 8 milioni. Però di fatto questi soldi non se ne vede traccia. Poi vediamo un'altra cosa, mi pare 5 milioni di euro per acquistare lo stabile delle Monachelle. Qualcuno dice: ma lì sa, adesso ci faranno un palazzo. Ma la domanda è: io spendo 5 milioni per il palazzo delle Monachelle, benissimo, ma poi quale destinazione gli do a quel palazzo? Quale funzione dovrà avere quel palazzo negli interessi dei cittadini, dei servizi ai cittadini? Allora devo ritenere che fanno le joint venture, no? Questi termini di fonte inglese, no? Dove alla fine non ci capisce niente nessuno, pare chissà che fanno, oppure project financing, no? Capito? Tutte stupidaggini che servono più che altro a oscurare delle speculazioni di tipo di qualunque tipo. Vediamo il cimitero, vediamo tutte queste cose. Allora, in un momento in cui siamo sostanzialmente tutti quanti operati di tasse, che poi di fatto non si sa che ci fanno, ci abbiamo a che fare con una realtà, se tu pensiamo quello che ho pagato io e quello che hai pagato tu, dei IMO, ti affacci qua, vedi quante case ci stanno, e fai un paragone, ma qua sono entrati milioni di soldi all'interno delle casse comunali. Allora questi milioni come verranno gestiti? Che fine faranno? Allora facciamo la società speciale, allora facciamo tutto questo. E della società speciale poi ne parliamo. E tutto questo rientra in un meccanismo speculativo, diciamo così, dove i ricagnoli delle spese non sono noti. Io da tempo che sto chiedendo
Voglio sapere a che titolo, a chi e per che cosa servono i lavori di via Regina Margherita. Quando parliamo di 6 milioni, no? Già basta vedere questo ascensore quanto è costato, no? Un bussolotto. Ma questo qua, per esempio, tanto per fare una parentesi, questo lo chiamano le mura del Baladier. Però se qualcuno va a leggere si accorge che Baladier è 100 anni prima. Poi diventa di scuola di Baladier. No, non è così. Dobbiamo essere orgogliosi perché questo muro è stato progettato dall'ingegner Gian Marioli, Frascatana, capito? Non dobbiamo avere, capito, complessi di inferiorità in relazione al Sì, fatto però che, torniamo a bomba, no? ritornando, Questo a me Torcello mi con pare bomba. tanto il Mose di Frascati, perché non ci fanno vedere! Non ci fanno Ma vedere, no? io ti dico di più, quando hanno levato tutti i pezzi di Villa d'Orlogna, no? Capito che stanno accatastati da qualche parte, cioè, hanno levato i muri di Villa d'Orlogna, quelli degli orinatoi, no? Cioè, sono convinto che stanno messi qua sotto. E se per caso questi residui stessero qua sotto, allora come faccio io a sgridare al ragazzo che mi si porta via un pezzo di un'opera d'arte come Villa d'Orlogna quando il comune è il primo che fa cose di questo genere? Ma perché Chiaro? non ci fanno vedere? Evidentemente ci stanno cose antipopolari che la gente non deve sapere, Una no? cosa umma. Ma no, ma d'altro non devi partire dal presupposto che Frascati non è più Frascati dei cittadini, oggi Frascati è un feudo. Tosco Grot Colonnese, no? Capì? Perché alla fine il capo di gabinetto mi è dalla Toscana. Pure il primo amministratore di uno, un alto funzionario dell'STS, quando inaugurarono la sede alle Filippine, io andai là e cercavo, siccome quando levano Tosilci ci mettono una cosa d'asfalto, e io cercavo, no, il somaro. Io cercavo il somaro che cagasse asfalto, no? Capito? Allora, diverso somaro che non così. Poi c'era questo signore, ho detto, ma questo signore da dove viene? Questo signore viene dalla Toscana. Allora a fare ci ho detto, ma perché? Ma noi frascatani siamo buoni? E beh, ma No? se nasci in Toscana o in Emilia Romagna, Ma infatti siamo c'hai Emilia Romagna. un passaporto. Vabbè, allora però per noi frascatani. Comunque, torniamo a bomba, Il va. capo di gabinetto 110.000 euro che viene dalla Toscana. E No. regioni russe. Senti, allora, torniamo a bomba, no? Siccome il sindaco non ha dato valore, non ha tenuto conto a un cittadino che gli dice, sai, vorrei, gli ho lasciato nome, cognome e telefono. Allora noi oggi facciamo una cosa, lo convochiamo ufficialmente qui a visitare questa opera, 12 miliardi di opera, che fatta questa Frascati risolve tutti i problemi del commercio, del traffico, di tutto, lo convochiamo ufficialmente e in mancanza poi di un'adesione, allora ogni dubbio. Allora diamo qualche giorno in più e convochiamo anche i cittadini. E noi fra una settimana restiamo qui un'altra Capito? volta. Perché diciamo, cari cittadini, noi non possiamo fare la battaglia di trasparenza da soli. Però vi dico, il giorno quando abbiamo detto di far venire il sindaco, dovete venire anche voi, perché così Perfetto. pure voi vi rendete Vedete conto di che quello fine che fanno i vostri c'è. I soldi soldi. sono. Oh. Allora, sindaco, sei stato nominato e sei stato convocato. Poi non dire che non ne sapevi nulla.